Salve a tutti, bentornati su Qualcuno Volò sul canale di Cliff, io sono Cliff e oggi in questo video abbastanza veloce perché non ho molto tempo, vediamo insieme gli acquisti di dicembre 2023, questi li includo anche come regali di Natale, eccetera. Quindi andiamo svelti, sono 4-5 Blu-ray e un DVD che contiene un altro film, quindi sono in totale 8 film. Quindi iniziamo subito. Spencer di Pablo Larraín con protagonista Kristen Stewart, appunto biopic monumentale, stupendo sulla figura di Lady Diana. Non ho aperto nessuna di queste, ho soltanto tolto la plastica, infatti qua c'è un disastro. Vabbè, questo è il dietro, ci sono appunto dei contenuti speciali, oltre 40 minuti contenuti extra. E questo è l'interno. Guardate che... Ok, perfetto. Poi... In occasione dell'uscita tra qualche giorno del nuovo film, ho preso un film di Paul Schrader, ovvero Il collezionista di carte. Questa è una veramente ottima. Questo è il dietro, un solo contenuto speciale, però ci può stare. Questo è l'interno. Me ne hanno parlato tutti come un capolavoro, come un film stupendo, quindi non vedo l'ora di guardarlo. Poi, senza esperti. Poi. Good Night e Good Luck, un film di George Clooney, edizione collezionista che sia una combo di Blu-ray e DVD. Questo è dietro, un po' di contenuti speciali. Questo veramente ottimo film, bianco e nero, piccola perla fin troppo dimenticata, che questo è un biopic, però bisogna sempre recuperare. E questo, qua ci sta il Blu-ray e qua ci sta il DVD. Ottima edizione, veramente. Poi andiamo avanti. Abbiamo L'assassino di Jesse James da parte del codardo Robert Ford, come più semplice e breve non lo potremmo fare, però vabbè, appunto L'assassino di Jesse James scritto e diretto da Andrew Dominik, regista portentoso secondo me, regista anche di Blonde, non capito. Questo è un bellissimo western, uno dei film più sottovalutati del decennio, sinceramente. Ecco, questo è il dietro. Mi sembra che ci sono dei conti speciali che se qua non si vedono, non si leggono, comunque ho letto che ci sono dei conti speciali. E questo è, aspetta un attimo, oh bello, bello come è fatto così, aspetta, ok. Bene, bellissima edizione. Vabbè, non so perché è scritto in spagnolo, credo che sia messo in italiano. Poi, un film non capito, un film monumentale, stranissimo, pazzissimo, che io ho amato, ovvero Bo ha paura di Ari Aster, film veramente particolare che non vedrò l'ora di rivedere, rivedere. Questo è dietro. Dei contenuti speciali, ma nulla di che, soltanto 16 minuti, vabbè. Questo è il Wender. Si è rotto qualcosina, però vabbè, nulla di che. E questo è l'interno. Ecco fatto. Ok. E ultimo, ma non per meno importante, abbiamo un film che è stato un po' riscoperto nell'ultimo periodo, ma per l'uscita di un film, ovvero Napoleon di Ridley Scott. Questo è Napoleone di Abel Gance. Che contiene anche La rosa sulle rotaie di Abel Gance, sempre. Questo è il dietro, non ve ne parlo perché tanto tutti lo conoscete. E questo è il dentro. Penso che La rosa sulle rotaie sia dentro questo DVD, quindi ottima edizione. Questi erano tutti gli acquisti di questo mese. Io vi ringrazio questo mese, o questi ultimi mesi, per avermi supportato con il canale. Spero di far uscire presto nuovi video. Vi ricordo sempre per le collaborazioni con i canali di Gabriele Segapelli, Andrea e così via. Quindi io vi ringrazio per la previsione e questo era tutto. Ciao!